Benvenuti allenatori e bentornati sul canale di Andrew Pokefan. Oggi andiamo ad aprire una tin, la tin di Moltres di Galar. Ve la faccio vedere in primo piano. Non sono un amante di questo Moltres. Abbiamo Articuno e Zapdos, sempre le versioni di Galar sui lati della tin. Non sono un amante di Moltres, ma qui dentro dovrei trovare Zenith Regale. Sto cercando di completare tutta la Galarian Gallery e, se non mi sono sbagliato, qui dovremmo avere 4 buste di Zenith Regale. No, poi c'è scritto 4 buste di Zenith Regale, la carta olografica figura intera di Articuno di Galar e il codice Pokémon Live, che lascerò a voi. Pensavo fossero 6 le espansioni, invece sono 4, ma va bene così, ci accontentiamo e andiamo a sbustare male Zenith Regale, come al solito. Allora, tanto si presenta estremamente bene questa promo, tant'è che non la andrei a togliere nemmeno dal suo cartoncino. Vi passo subito codice Pokémon Line, scritto grosso, strano, è nero, non è quello bianco, e abbiamo le 4 buste di Zenith Regale, che senza indugio, questo è cartone, andiamo ad aprire. Mettiamo tutto un pochino ordinato, così non lo vedrete mai. Facciamo così e mettiamo 1 e 2 e 3 e 4 bustine. Partiamo dalla prima, bando alle ciance, facciamo un videino 7-8 minuti come al solito, tanto dopo diventa noioso, e vediamo tanto se riusciamo ad aprirle. Io non capisco come fate ad aprirle a mano, sono altri che sbustano, che le aprono con una maestria epocale. Io le chiedo spesso, l'ho aperta a mano, sì, sbustata male come al solito. Giriamo, non spoileriamo niente. C'hanno il QR strano oggi. Non lo so, mi sembra tutto sformattato male. Non lo apri, anche queste trovate al Toy Center qui a Perugia, dove c'era il 3x2. Energia foglia, Luxio, Erbano foglia, che sto di... Vabbè, scarpe da trekking, Shaymin, Ponyard, Cricketot, Shinx, Mr. Mime di Galar, un Charizard lucente, è il secondo, io ce n'ho già un altro, Charizard lucente e Luxray. Ma bello, questo ce lo mettiamo da parte, è già il secondo. Guarda, guardate bella l'olografia, è tipo a quadri, non so se si dovrebbe vedere. Bello, ce la mettiamo qui e mettiamo qui le comuni e le rare comuni, poi le andremo a sistemare, vedrete che... O non so se prima o dopo di questo farò un video in cui sistemo tutta la collezione di Zenith Regale, che ce l'ho ma non messa benissimo. Vediamo, io uso le forbici, scusate, ma un giorno imparerò un giorno a sbustare, altrimenti come faccio a sbustare male Zenith Regale, no? Allora, codice Pokémon Live, che non va a fuoco, forza, se no te brucio io. Mannaggia, eccolo qui, 1, 2, 3 e 4. Questa volta non c'è il voice over, quindi buona la prima, quindi energia buio, Bisharp, Graveler, Acchiappa Pokémon, Oddish, Seal, Pozione, Aron, Corphish, Luvdisk, Reversolo, Scizor, rara comune. Va bene. Così poi andremo a vedere. Allora, non ci sono grandi carte comuni che mi piacciono all'interno di Zenith Regale. Sono tutte un pochino anonime, forse perché si sono concentrati tantissimo sulle Galarian Gallery. Vi lascio il codice Pokémon Live. È tra le prime volte che sto usando questo setup e a volte, ecco, ci mette un pochino a mettere a fuoco.
codice 1, 2, 3 e 4, ve l'ho lasciato, tricca 4 e si va. Non mettiamo fuoco al fuoco, per favore, benissimo, energia fuoco, amici Aisui, Carnivine, aspiratore perduto, recupero energia, Shinx, Poniard, sono pieno di sti Poniard, Wilmer, Pokeball, Koffing, Reversolo e Entei, Raraolo. Bello questo Entei, è molto bello. Ho trovato tutte oro, niente Galarian Gallery questa volta, eppure Purrete non è nemmeno così basso, eh? Allora, aprirò, vediamo se ci riesco a mano. Niente, forbici, ma se no ci metto troppo, ragazzi, è una cosa incredibile. Scrivetemi nei commenti cosa sbaglio nell'aprire il pacchetto. Ecco, guarda come si apre bene quando uno gli dà un'incisina. Oh, speriamo bene. Allora, codice Pokémon Live 3 e 4. Piano piano, questo è l'ultimo, eh? Piano piano. Energia, lotta. Ultra Ball. Electric. Aspiratore perduto. Scyther. Emolga. Yanguse. Cherubi. Execute. Ultra Ball. Reversolo. E Dabwool, rara comune. Diciamo che non ci sono stati grossi pull, ma abbiamo trovato diverse cosine che ci possono riempire l'album. Questa era la tin con Articuno, Zapdos, Dimoltres, perché è Dimoltres di Galar. Rivediamo la promo e che non va a fuoco, eccolo. Se siete arrivati a questo punto, lasciatemi per favore un mi piace, un iscrivetevi, fate un po' quello che volete, commentate, il mondo è bello perché è libero, e ricordatevi sempre che le carte Pokémon non esistono solo per le rare. Ci vediamo al prossimo video, io sono Andrew Pokéfan.